Bentrovati a tutti quanti voi, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, naturalmente, vi invito ad iscrivervi anche alla mia pagina Facebook, al mio profilo Instagram e al mio profilo TikTok. Quindi siamo presenti, come vedete, un po' ovunque, quel che concerne la presenza sui social. Veniamo a parlare della politica di Agropoli, che è, come sempre, molto controversa, assolutamente inaccettabile, e sta portando il paese, la cittadina, allo sfascio totale. Non c'è né capo né coda, non ci sono controlli, non c'è niente. Però c'è una guerra tra bande che ha una duplice situazione al municipio. Ormai sono uno contro l'altro. Lo posso garantire che io sento tutti quanti e che se ne dica che loro sono contro di me, che ne dicono tantissime contro di me, che dicono che sono pazzo, poi tutti quanti loro mi chiamano. E vi assicuro che sono uno contro l'altro. Questo però, dal punto di vista politico e strategico, potrebbe essere anche una strategia di muta le passi in purchiacchella faccia gialla, perché fa dividi et impera e quindi non punta ad una situazione di appiattimento, ma li terrebbe sotto controllo. Questo però, se lui avesse il carisma giusto, il carisma necessario, un po' come Franco Alfieri, adesso io, Paolo Serra, proprio queste ore, sono 8 anni dalla sua morte, lo voglio ricordare sempre con l'affetto per il quale sono stato sempre legato a lui. 8 anni senza Paolo Serra è una vita, sempre ieri, ne parliamo solo a pensarci, solo a pensarci. Dicevo, se il carisma di Alfieri e di Serra, di diciamo gente di spessore, può gestire una situazione da divide ed impera, mutare passi, francamente. Cioè, lo vedete, cioè, lo guardate, una nullità totale, una nullità totale. Devo dire che chiunque lo chiami si presenta, va a tutte le manifestazioni, proprio a tutte. Ma questo vi credete sia una cosa giusta e positiva? No, è il vero segno di debolezza di faccia gialla. Perché lui pensa di fregare la gente di faccia gialla, mettendo in evidenza il suo, diciamo, presentarsi e poi fregare le persone da dietro, perché lui non ha le palle. Come ha detto ad Adamo Coppola quando all'insonnia venne chiamato da Alfieri, il quale gli doveva comunicare che non era lui il candidato del centro-sinistra, c'era pure Montepaschi, il quale qualche giorno prima aveva detto ad Adamo Coppola: no, io non accetto di fare il sindaco, e poi davanti a Franco Alfieri ha detto: non ho avuto le palle di dirtelo, non ho avuto il coraggio di dirtelo. Aveva agito in maniera vigliacca. Da dietro. Non, la città non deve consentire a Montepaschi di agire in maniera vigliacca. Lui pensa di fregare gli altri, pensa di essere più furbo degli altri. Invece no, non deve essere così. Non gli date questa opportunità, a meno che non vi serve qualcosa, allora vi andate a calare il mutandino, andate a prostrarvi e quello vi dà. Ma se dobbiamo essere sereni tutti quanti, non date a faccia gialla l'opportunità di fare faccia gialla. Rimanetelo nel purchiacchierismo, nel purchiacchier. Questo è il purchiacchier, che crede di fottere gli altri, crede di prendersi gioco della gente, crede di fregare gli altri.
non vi fate fregare, non gli date questa opportunità. Dicevo, c'è una guerra tra bande, quindi si può pensare che ad un politico, diciamo, di spessore, carismatico, gridi e timpera, consente di capire cosa sta succedendo. Invece no. Perché è una guerra tra bande, ma Muta dei Passi fa parte di una banda ben congeniata. Innanzitutto, in questa banda c'è una famiglia criminale della città di Agropoli, che lui garantisce. Qualcuno mi dice: fai i nomi. Intanto i nomi già li ho fatti, a tempo debito, e Adamo Coppola lo sa. Li farò se mi chiama la procura. Dirò perché Muta dei Passi garantisce una famiglia di criminali. Fino a un certo punto l'ha garantita anche Adamo Coppola, prima di metterli fuori alla porta. Muta dei Passi no, consente loro di fare tutto. A questi criminali che sono sul municipio di Agropoli, questa famiglia di criminali che l'hanno messo anche le mani sul porto, i posti barca, capita a me, sto aspettando la procura che mi chiama, sono prove e controprove. Per cui il municipio di Agropoli è un covo di malaffare. Muta dei Passi non sta facendo altro che garantire questa gente. La magistratura non può chiudere più gli occhi, non deve chiudere gli occhi, deve vedere che cosa si sta verificando. Dicevo che Muta dei Passi fa parte di una banda specifica in questa guerra tra bande. Quindi non è che ci sono le bande e Muta dei Passi è fuori e dall'alto governa la situazione, no. Muta dei Passi è in una delle bande. E questo è molto grave. È specificatamente grave. La città è al collasso totale. Per onestà intellettuale, quotidianamente, anche attraverso il sito Agropoli News, facciamo delle denunce chiare, per esempio quella relativa ai fornitori. Bene, i fornitori non devono essere vigili urbani a non farli mettere in doppia, in tripla fila. Deve essere una indicazione, una delibera, una imposizione della giunta municipale ad operare in un certo modo. Invece se ne strafottono, se ne sbattono. Ieri, oggi pioveva, oggi 19 agosto, pioveva, una fila di 2,5 km, 3 km dalla via di Risorgimento si bloccava davanti all'asilo e da Giussi, perché là c'erano i camion di fornitori che bloccano di fatto la città. La sera lì c'è il passaggio pedonale, quindi si blocca. Il giorno si blocca perché ci sono i camion dei fornitori, tutti zitti. E chi se ne strafotta la città? Da merda. Macchine dappertutto. E Muta dei Passi, invece di stare lì sopra al comune, si vuole andare a verificare di persona cosa succede o no? Questo per dire. Poi la questione delle alghe. Un odore nauseabondo all'azzurro. Là c'è il disastro ambientale e la capitaneria di porto non interviene. Cioè noi non sappiamo, ma non lo avrà fatto, se la capitaneria di porto ha comunicato alla procura della Repubblica lo scempio dell'Ito Azzurro.
lì c'è disastro ambientale, c'è inquinamento, topi, puzza, insetti, fogne. L'accoppiata nefasta, Mutali Bassi, Faccia Gialla, assessore ignorante di Filippo, sono i responsabili, ma anche chi sta negli uffici è responsabile di questo disastro. Ma dico di più, e lo scriverò anche, ma Lascire, la soprintendente, che fa? Quando si tratta di andare a mettere mano a finestre, finestrini, balconi e balconcini, terviera, gamba tesa, qui c'è proprio una deturpazione del paesaggio con quelle alghe messe là. E lei che fa? In ferie? Dorme la Scire, questa che costituisce uno spauracchio per tutti quanti? Non è che possiamo fare anche i figli e anche i figliastri. Traffico, alghe, macchine ovunque, mancanza di controllo. Acciaroli sta superando a Roma, mazzato ovunque, droga ovunque. Ma Agropoli, che in questi giorni ha vissuto anche una piacevole invasione di turisti, perché sono arrivati davvero in tanti, quantomeno nei giorni di Ferragosto, offre davvero molto poco. E se non fosse per il carrubo aperto, intanto invito Riccardo e tutto il team ad aprirlo tutto quanto l'anno prossimo, la gente qua che ci viene a fare? Che ci deve venire a fare? Poi il tanto bistrattato Lido Azzurro, acqua pulita, ordine, grazie ai privati, grazie a gente come Scanzone, come Luca Bucchieri, stanno facendo un lavoro eccezionale. Però poi siamo costretti a vedere i turisti che prendono le pale e puliscono loro, perché il comune non esiste. Il comune contempla la spartizione delle poltrone. Il comune di Roma, ma non si mettono vergogna, come, e noi diciamo sempre tutto, il centro storico si vede bene, portato bene, perché l'assessore delegata al centro storico, cioè Vanna D'Arienzo, è attentissima e quindi anche minuziosamente cura il centro storico e si presenta, devo dire, in maniera eccellente. Come vedete, noi diciamo sempre tutto, non ce ne frega di chi è e di chi non è. Ma la cosa ancora più scandalosa è che mentre la città affonda, sprofonda, al comune fanno la riunione per la casa di Babbo Natale. Ma non vi mettete scorna, ma non vi mettete vergogna. Cioè, pensano ai soldi. L'opposizione non stia zitta questa volta. La Guardia di Finanza non stia zitta questa volta. L'anno scorso si sono spartiti 400.000 euro di più. Non so chi sono i soccorsi. I nomi che si sono stati fatti, io non ho le prove. I nomi dicevano Adamo Coppola, Franco Crespino, Paola Mancone, i soci occulti della Penoloco Pezzotta, che invece ha intascato tutto. Ho invitato le forze dell'ordine ad andare a tracciare questi soldi. In quali banche sono finite? Quest'anno il babà è ancora una volta ancora grosso. E allora fanno la riunione al comune. Faccia Gialla, Maggio Achella, Franco Crispino, Roberto Apicella, Cervinara, è il solito noto, la vera vergogna di questa città, ma non lo dico io, o lo dicono tutti.
che secondo me hanno fiutato l'affare e ora vorrebbero fare non il castello, che probabilmente chiuderanno per dei lavori se non perdono un finanziamento, ma all'interno del centro storico. Cioè, se il castello lo hanno privatizzato l'anno scorso per 40 giorni, anche se è privatizzato tutto l'anno, perché là ci sono dei padroni, purtroppo, senza che pagassero il suolo pubblico, senza che pagassero l'affitto, si sono messi oltre 400.000 euro in tasca. Quest'anno che fanno? Chiudono il centro storico, fanno pagare il biglietto. Ma stiamo scherzando? La Porta, Pesce, Santo Sus, Bufà, del Via Ser, mi raccomando, aprite gli occhi, il babà è pesante e non è giusto. Un'altra cosa è se il comune avoga a sé l'organizzazione, naturalmente predispone, diciamo, tutta questa casa del Babbo Natale e non si paga il biglietto. Lì ha un senso, ma fare interesse, fare lucro, è uno scandalo insopportabile dal punto di vista etico, morale e anche legale, perché ci sono delle illegalità chiare, non danno scontrini, non hanno autorizzazione, fanno barre in una maniera incredibile. Cioè, ma mica si può sopportare una illegalità da parte di un ente pubblico in complicità con dei privati. Ma davvero qui in questa città siamo arrivati ad un punto di non ritorno? Cioè, questi non hanno la certezza della pena e fanno come cazzo vogliono loro. Certo, nella città dei Rom, zingare per zingare, perché quando non c'è la certezza della pena fanno che caspita vogliono. E allora, quando abbiamo invitato ad andare a vedere il tracciamento dei soldi l'anno scorso, perché a un certo punto era facile pure fare i conti, andavano su Facebook oggi 20.000 presenze, oggi 10.000 presenze, fai i conti e arriva a oltre 400.000 euro. Poi li hanno cancellati, sti vigliacchi, e hanno la faccia tosta, come il muro. Quindi la Vera Pesce, Massimo La Porta, mi raccomando su questa vicenda, perché sarete complici. Se fanno la casa di Babbo Natale a pagamento, sarete complici. Perché è una cosa illegale. Se la fanno senza scopo di lucro, la fa il municipio, alziamo le mani, la deve fare l'assessore agli eventi, la deve fare Roberto Picella. Stop. Perché non la fa l'assessore agli eventi? Per quale motivo viene escluso l'assessore agli eventi? Perché? La mangiare, la fa pappa, ma proprio che ci volete far dire proprio tutto. E allora questo schifo e questo scandalo deve finire in questa città. Intanto ci avviciniamo anche al 26 ottobre, ve lo dico subito, Io non credo che il TAR manderà a casa questi imbroglioni. Non penso, perché sicuramente si vanno a comprare anche il TAR, ma statene certo. Ma voi pensate che il TAR manda a casa un'amministrazione di centro-sinistra? Ha potuto fare a Latina, che è centrodestra, e sono successe cose,
cose molto meno inferiori a queste di Agrobio. Quelli hanno fatto schifo, hanno fatto vergogne nell'imbroglio al voto, hanno fatto cose inaudite. Se un presidente di commissione ci mette 9 giorni a proclamare gli eletti, mica quello è pazzo, o come si dice è venuto qua perché prendeva 280 euro al giorno e è venuto a prendersi i 2.800 euro, no? Ha messo 9 giorni perché ha chiarito tutto, ha mandato pure in 2 circostanze la situazione alla procura, la conferenza stampa che hanno fatto quelli della minoranza, lo evidenzia totalmente. Quindi questi già sono abusivi, poi stanno facendo marchette, babà, stanno facendo tutte le porcherie di questo mondo con la città che affonda. Hanno fatto propaganda dicendo che avevano rafforzato il porto. Andate al porto la sera, vedete che succede. Beirut. Il porto di Beirut con la capitaneria di porto ormai svuotata dei suoi poteri, perché il comune vergognosamente ha svuotato la capitaneria di porto. L'ha tolta di mezzo. Non hanno più competenze. Almeno per cui, l'ultima volta che parlai con Valerio Di Valerio, questo mi disse. Disse noi, sulla viabilità non possiamo fare niente, sul controllo non possiamo fare niente. La regione ha dato tutte le competenze al comune, ma in una città seria, in una città che si rispetta, come la regione ha dato le competenze al comune, così il comune le trasferisce ai tecnici, e cioè alla capitaneria di Porto, perché sanno loro cosa fare là. Invece hanno le mani legate. Li hanno messi da parte. E il porto è un bordello. Il porto è uno schifo. Il porto è un autentico babà. Se viene la magistratura e mette mano un po' sul porto, in molti passeranno un brutto quarto d'ora. E dato che De Luca in campagna ha dato tutte le competenze ai comuni costieri per la gestione, questo è il sistema. Perché in molte regioni le competenze rimangono nella capitaneria di porto e funziona tutto. Invece qui no. Poi ci mettono a Di Filippo assessore. Cioè l'ignoranza totale. C'è uno che non capisce un cazzo, uno che non sa cos'è una barca, un ignorante che si è comprato la laurea via internet. Come cazzo può fare l'assessore al porto uno che non sa niente di mare, di porto e di altro? Ma questa non è mutare i passi. Ma davvero pensi che noi qua abbiamo l'anello al naso, abbiamo i prosciutti davanti agli occhi? E mutano i passi che mi ha fatto chiamare da chissà quante persone, anche da onorevoli e tutto, no? Persone che sono messe in mezzo. Io non ci parlo con mutano i passi, perché non mi faccio pigliare il culo. Quando Franco Alfieri mi disse, Sergio, calmati un po', ma che mi vogliono pagare? Allora dissi vicino a Franco Alfieri, fai togliere le armi, saranno d'oro, fai togliere quello schifo dal castello, sarà d'oro. Fai togliere i massi alla strada di 39, l'anno dopo. Niente. Ma se fanno le cose, io che interesse avrei a dire bravi che avete fatto le cose? Quella è una città schifosa ormai, che sta cadendo a pezzi. Non che Agropoli è schifosa, attenzione, è mantenuto uno schifo. Non è che poi mi mettete parole in bocca che non ho detto, anzi, abbiuro totalmente chi per attaccare il sindaco butta fango sulla città. Qua quello che c'è rimasto è proprio la città. Questo c'è rimasto, questa povera città che ha 1.000 risorse e nonostante gli sfregi di questi fedenti al comune ancora riesce a mantenere. Anche gli agropolesi
chi la mattina si alza, chi investe, chi lavora, sono tantissimi. Non fa niente che parlano contro me, non me ne strafotto proprio. Ma se io devo dire che gli agropolesi ancora rimangono una risorsa per questa città, io non sono come quelle persone che dicono Agropolis, la gente è merda, Agropolis. No, viva gli agropolesi. Viva gli agropolesi, se parlano male di me, forse me lo sono meritato. Perché le mie uscite pure le ho fatte. Ma questa città si mantiene sull'orgoglio degli agropolesi. Perché ci sono ancora gli agropolesi, privati e non privati, che la mantengono a galla. Sia chiaro. Perché con questo muta di passi, con questa amministrazione, con i 5 anni passati, perché i 5 anni passati sono stati distruttivi per la città. E allora, le risorse questa città li tiene. E come che li tiene? Probabilmente ho dimenticato di dire qualcosa, ma la diremo prossimamente. Però francamente, questi non aprono gli occhi. Eppure ci sono degli amministratori attuali che hanno volontà di fare. E mi dicono, vedi Sergio che faremo le cose. Le cose si faranno. Le cose si faranno. Ma si faranno che? Cioè questi sono arrivati al punto che un'operazione di finanziamento, quello riguardante l'asilo, è stata fatta dalla scorsa amministrazione, quella di Adamo Coppola, precisamente per volontà dell'assessore D'Arienzo, naturalmente sposata da tutta la giunta e dal sindaco Coppola che ci ha creduto. Fanno un comunicato di propaganda e dicono che hanno fatto loro e costringono il povero Adamo Coppola di riguardare cose non stanno così, cioè proprio scaduti ai minimi termini, senza informazione, con dei comunicati stampa bloccati, solo perché Mutare Passi ha battezzato il figlio di Andrea Passaro e Andrea Passaro tiene bloccato l'informazione della città di Agropoli. Allora io l'ho detto già l'altra volta, per non fare il torto a nessuno, secondo me la continuità deve andare con Ernesto Rocco, secondo me, per quanto riguarda l'informazione. Si metteva molto a tacere, si addolcevano certe posizioni, e invece credo che se non vogliono Ernesto Rocco, prendono un consigliere comunale di maggioranza, e lo mettono a fare l'addetto stampa, i rapporti con la stampa, portavoce del sindaco, ma proprio se sono sparti il poltrone, gli sticca, che devono fare? Ma non siete capaci di fare niente, non siete capaci di fare un comunicato stampa. Andrea Passaro, grazie a Dio, può campare perché fa l'insegnante e lo fa bene. Non un messi coglione a tenere un sindaco pippalle e poi un sindaco. Ma che sindaco, che coglione, ma che sindaco è questo? Che se è proprio una velina. Una velina, qua sindaco, la città è allo sfascio e qui se non se ne accorge meglio, cioè non ha proprio, e nasce nel mezzo di suona, la città è da merda, se da accadere soltanto per le poltrone, non so chi è il nostro, lo devo chiudere perché se lo parto l'embolo e vado da mezzo a mezzo, peggio com'è, però con gli scostumati, ci vogliono i maleducati, e questi, cari agropolesi, sono scostumati. Perché oltre a non aver vinto, oltre ad essere arroganti, sono anche scostumati. Vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube,
ad attivare la campanella delle notifiche. Mi scuso anche con i tantissimi non di Agropoli, ma queste sono vicende locali, c'è nel titolo, quindi fatemi il piacere, non vi fermate, passate avanti, perché sennò anche voi, dici, ma Agropoli chi ci sta? Che è successo? Che non è successo, Agropoli? Appello finale a Franco Alfieri. Fai la mattina da Agropoli, il pomeriggio a Pesaro. Metti un po' di ordine qui sopra. Questo è uno schifo, è un gabinetto sul municipio. E non cessa, purtroppo. Alla prossima.